Grazie innanzitutto al consigliere Angelo Sturmi, all'assessora Flavia Marzano, a Roma Semplice, grazie a tutti voi di essere qui. Per me questo è un momento storico, ma non lo dico e probabilmente non verrà nemmeno compreso e percepito come tale, ne sono sicuro, ma lo è. Lo è per tanti punti di vista, sicuramente lo è per il Movimento 5 Stelle. Il fine ultimo del Movimento 5 Stelle non è entrare nelle istituzioni governabili, è lasciarle le istituzioni restituendo il potere al popolo. Attraverso che cosa? Gli strumenti di democrazia diretta, una cosa quasi banale se vogliamo, perché non ci inventiamo niente, sono strumenti che esistono in altre parti del mondo, ma la cui introduzione e regolamentazione cambia il futuro di questo paese, ne siamo profondamente convinti. Tra l'altro è una rivoluzione questa dolce, semplice e pacifica. Perché? Perché la democrazia diretta, a differenza di come viene forse percepita anche all'esterno, non è in controtendenza, non vuole annichilire, distruggere, sorpassare la democrazia rappresentativa, è un suo completamento, è una sua naturale evoluzione, è un suo miglioramento. Oggi il sistema, come noi lo conosciamo, democratico, non rappresenta più i cittadini, non li soddisfa più, ed è naturale che sia così, perché la forma e le forme con cui funzionano le istituzioni cosiddette democratiche sono anacronistiche. Cercherò di fare un esempio semplice, ma non semplicistico, di questo mio pensiero. Io sono stato eletto nel 2013 in Parlamento e quando sono entrato in Parlamento ho capito subito di aver ricevuto un potere immenso dai cittadini. Noi, poco più di 900 parlamentari, possiamo decidere della vita e della morte. In questi giorni stiamo votando sul fine vita, della vita e della morte di tutti voi. Possiamo decidere cosa potete respirare, quali inquinanti potete inalare, qualche cibo potete mangiare, quando andare in pensione. Possiamo decidere anche quando noi possiamo andare in pensione, quando io posso andare in pensione, quanto prendo io di stipendio, mi posso autodeterminare il mio stipendio e posso decidere anche come farmi rieleggere. Allora provate a immaginare di applicare questo nella vita reale, provate a immaginare di avere un'azienda, avere dei soldi, avere un'attività e dover assumere qualcuno e darvi per 5 anni il potere di decidere tutto della vostra azienda, della vostra società, della vostra attività. Cosa può fare, cosa non può fare, può decidere che stipendio darsi, quante ore lavorare e alla fine dei 5 anni che decidere come essere riassunto. Allora la domanda da chiedersi è in quanto tempo fallirebbe quell'azienda? È chiaro che il sistema rappresentativo che si basa su questo concetto oggi non è più sufficiente per un semplice fatto, per un semplice principio che forse lo psicologo americano Carl Rogers definirebbe il principio dell'autoconservazione, il principio dell'autoconservazione, il principio per cui ogni essere umano, ogni comunità cerca di migliorare le proprie condizioni istintivamente. Se noi diamo un potere ai partiti, questo potere ai partiti naturalmente cercheranno di garantirsi quel potere, non di fare, è istintivo, non di fare nel tempo l'interesse dei cittadini. L'interesse dei cittadini è di mettere lì rappresentanti sempre migliori, la meritocrazia, ma la meritocrazia è rischiosa per chi la vive, perché ci sarà sempre più qualcuno più competente di te. E allora i partiti cercheranno invece, in contrasto con l'interesse dei cittadini, di garantirsi la poltrona. E il modo per garantirsi la poltrona è il voto di scambio, è comprarsi tutto. Ed è quello che sta succedendo in tutto l'Occidente. Vedete, non è un problema solo italiano. E allora noi chiediamo una semplice evoluzione, introdurre su strumenti per permettere il controllo dei cittadini nell'attività dei loro rappresentanti. È abbastanza banale come concetto. E quindi cosa sono questi strumenti? Cosa vuole dire? Vuole dire che i cittadini lavorano tutto il giorno, hanno da fare, non possono occuparsi quotidianamente della gestione della cosa pubblica, delegano qualcun altro. Ma se questo qualcuno a cui pagano lo stipendio fa qualcosa contrario all'interesse collettivo o non fa qualcosa che l'interesse collettivo vuole, allora i cittadini possono fermarsi, iniziare a fare un'attività direttamente, proporre loro quella cosa, quell'atto, quella delibera, quella legge. Pensiamo se avessero avuto per un istante, se gli italiani avessero questo potere in questo momento, avremmo già una legge sul conflitto di interessi.
probabilmente avremo anche già una legge contro la povertà seria, un reddito di cittadinanza, perché e introdurre questi strumenti ha degli immediati effetti. Il primo effetto, la democrazia diretta non garantisce, lo voglio togliere ogni anno, non garantisce che le decisioni siano giuste, a parte che non lo garantisce nemmeno la democrazia rappresentativa, che lo vediamo tutti i giorni, ma non garantisce che le decisioni siano giuste, garantisce un'altra cosa più importante, garantisce la responsabilizzazione dei cittadini. E l'unico modo per crescere, per migliorare come società, è responsabilizzarsi. Quando vogliamo far crescere un figlio, non possiamo far crescere bene un figlio se decidiamo noi per lui, perché così garantiamo le decisioni giuste. L'unico modo per farlo crescere bene è dargli sempre più responsabilità, permettergli anche di sbagliare. Ma se i cittadini sbagliano direttamente, allora non hanno alibi. La volta dopo diranno: abbiamo sbagliato, poi dobbiamo cambiare. Ma se sbagliano i loro rappresentanti, continueranno a dare la colpa a un partito contro l'altro, a scannarsi tra di loro, e la responsabilità non sarà mai di nessuno. Secondo effetto molto importante: le decisioni sono consapevoli, non sono più il frutto del mal di pancia del momento. I giornalisti sottolineano spesso come oggi la politica si basi sul, diciamo così, il sentimento di pancia momentanea, cioè insegui gli istinti momentanei senza avere un'ottica lungimirante, perché vuole il consenso immediato. Quando noi parliamo di democrazia diretta, però, la critica è ma i cittadini decideranno in base agli istinti del momento e quindi decideranno non consapevolmente, ma cercando di ottenere un vantaggio immediato. Allora c'è un cortocircuito. In realtà la democrazia diretta e questi strumenti servono proprio per evitare tutto ciò, perché sono degli strumenti che processualizzano la decisione. Se tu incanali il metodo di condivisione di decisioni verso i processi che hanno tempi lunghi ma certi e modalità di discussione che siano trasparenti e equilibrate, porterai delle decisioni equilibrate. I cittadini, quando hanno tempo di ragionare sulle cose, ascoltano le varie parti, si informano, vengono educati attraverso tecnici, esperti, non solo opinioni politiche, tendono a prendere la decisione sempre più ragionevole e mai estremizzata. Quindi questo è proprio lo strumento per evitare quella deriva che voi definite populista, che vediamo in tutta Europa. È una deriva che coinvolge tutte le nazioni e sta coinvolgendo tutte. Perché? Perché i cittadini che vedono che le istituzioni non li rappresentano più e stanno costruendo un futuro che loro non vogliono, preferiscono tornare indietro al passato, ecco i nazionalismi che stiamo vedendo in giro per l'Europa, in giro per l'Occidente, piuttosto che andare avanti. Noi stiamo dicendo che c'è una terza strada, è quella che trova la soluzione ai problemi della democrazia non dentro le istituzioni, ma guardando fuori dalle istituzioni, restituendo un po' di potere al popolo che l'ha perso. La cosa meravigliosa di oggi è che c'è quasi un passaggio dai primi sindaci ai nuovi sindaci. Il primo sindaco del Movimento 5 Stelle è stato il sindaco di Sarego, un piccolo comune del nord-est Italia, piccolissimo, bellissimo, dove abbiamo un sindaco che adesso scade, insomma, è arrivato al quinto anno, ha finito il suo mandato, se ne andrà da quell'istituzione, probabilmente si ricandiderà, non si sa se verrà rieletto, ma lui se ne andrà avendo approvato gli strumenti di democrazia diretta. Quindi i cittadini, qualsiasi sia il prossimo sindaco, potranno intervenire sulle sue decisioni, magari abrogandole, magari stimolando un dibattito su qualcosa che il partito, il futuro partito di maggioranza non vorrà discutere. E oggi c'è un passaggio di testimoni: il nuovo sindaco, la nuova giunta, però della capitale d'Italia, farà la stessa cosa, introdurrà strumenti di democrazia diretta. E siccome il 12 aprile ricorre il primo anno della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, io credo che questo sia il modo migliore per ricordarlo, per onorarlo, e voglio ricordare a tutti che il suo sogno era che il Movimento 5 Stelle entrasse in istituzioni, applicasse la democrazia diretta e scomparisse. E questo è anche il mio sogno, è il sogno di Flavia Marzano, è il sogno di Angelo Sturni, è il sogno di tutto.
appunto un movimento che spera di trovare la stessa forza e applicare la stessa energia quando andrà al governo nel 2018 per fare questa meravigliosa rivoluzione pacifica.